6 e mezza del 22 agosto 2016. Stamattina voglio provare a immaginare come farebbe Dio a mostrarsi agli uomini se volesse. Così ho pensato che si metterebbe nel punto più in alto, cioè in cielo. E come la luna che c'è stamattina, si farebbe vedere, si mostrerebbe agli uomini. Non ha bisogno di parlare, perché comunica con essi attraverso ciò che viene chiamata l'anima, la sua scintilla di luce in noi. E il sole ci attraversa con la sua luce. Proviamo solo a immaginare che l'essere supremo sia sempre stato là a guardarci, come il sole o la luna di stamattina. Vedendo tutto quello che noi facciamo, nel bene e nel male, come comunica, come fanno i cellulari e i computer, attraverso l'essere anima che è dentro di noi, fin da quando nasciamo. Proviamo a immaginare che Dio, l'essere supremo, non sia così lontano e assente come pensiamo, solo perché non siamo incapaci di immaginare che potrebbe essere là, davanti ai nostri occhi, da sempre. Proviamo solo a immaginare, perché di certo non c'è niente, ma tutto è possibile. E l'immaginazione che abbiamo è stata quella che ha permesso alla scienza e all'uomo di progredire, evolvere.